Quando abbiamo organizzato questo convegno, certamente non pensavamo che avrebbe coinciso con la guerra purtroppo in corso in Ucraina. Naturalmente questo conflitto cambia un po' le prospettive, anzi cambia parecchio le prospettive anche del nostro paese, e quindi uno dei compiti che noi abbiamo, cominciando da oggi, è riflettere a quello che potrà essere l'ordine di pace successivo a questa guerra, sperando che finisca rapidamente, e soprattutto quali conseguenze potrà avere sul Mezzogiorno e specificamente sui nostri porti della Puglia e del Sud. Intanto storicamente siamo la porta d'Oriente, siete la porta d'Oriente, e questo oggi significa anche prepararsi ad accogliere una quantità abbastanza notevole, credo, di gente che fugge dalla guerra, profughi ucraini, ma soprattutto si tratta di mantenere i collegamenti con quell'area del mondo comunque vitale per voi e anche per il nostro paese, considerando che alla fine di questo conflitto comunque ci sarà un'Ucraina, ci sarà una Russia e ci saremo noi. L'importante è arrivarci nelle condizioni meno peggiori possibili. Dottor Caracciolo, lei vede un rischio concreto di allargamento del conflitto? Il rischio c'è, sarebbe assurdo negarlo, però io confido nel fatto che vi sia un interesse sia ucraino che russo di evitare che la guerra degeneri oltre certi limiti, oltre quelli già orribili attuali, il che vuol dire soprattutto cercare di evitare la battaglia delle città, la battaglia di Kiev. Non credo che ci sia una vera mediazione da fare, se non un intervento americano che da una parte spieghi agli ucraini quali sono i limiti oltre i quali non possono andare, e soprattutto spieghi ai russi che se continuano a rischiare la guerra mondiale, questa alla fine potrebbero averla, quindi è interesse di tutti cercare di evitare che le cose vadano molto oltre quanto si era pensato, e questo passa attraverso il dialogo America-Russia-Ucraina, poi tutto il resto è contorno. Anche la Cina? Anche la Cina che alla fine di questo conflitto dovrà in qualche misura anche accollarsi la Russia, alla sua economia, perché se perdesse la Russia, la Cina perderebbe l'unico alleato, tra virgolette, che ha. Prego.